Oltre 3 settimane nel silenzio, quello degli organi inquirenti, perché dall'altro lato i riflettori delle telecamere non si sono mai spenti sul tragico omicidio di Peppe Lucifora. Ma la triste verità è proprio questa, che non esiste attualmente nessuna verità. La città continua a gridare giustizia per una morte ingiusta e c'è voglia di assecondarla. Per questo un fiume di ipotesi e illazioni che tentano di dare un nome, un volto e un movente a un assassino di cui ancora praticamente non si conosce nulla di ufficiale. Si tenta di stringere il cerchio sui sospettati a colpi di ipotesi, ma le indagini potrebbero intanto muoversi su tutt'altro binario. Sì, perché sul caso vige ancora il massimo riserbo. Si sa bene che ogni fuga di notizie potrebbe avere effetti controproducenti sull'esito delle indagini. Ricordiamo solo ipotesi, e infatti una semplice eppure ipotesi, quella del delitto passionale. Lo si può solo presumere da come era stato trovato lo scorso 10 novembre il corpo di Lucifora, seminudo a terra tra il letto e il comodino. Ma in effetti chiunque casa propria è libero anche di girare come vuole, di ospitare chi vuole. Peppe amici ne aveva tanti. Uno di loro quella notte lo avrebbe ucciso, annebbiato da un raptus improvviso, un delitto d'impeto a mani nude. L'unica cosa certa è che Lucifora è stato picchiato con violenza e poi soffocato da una sola persona. Nulla però esclude la presenza, prima, dopo o nello stesso momento del delitto, anche di altre persone. Forse Peppe custodiva un segreto che qualcuno voleva tenere tale anche a costo di uccidere. Lo ricordiamo, Peppe era una figura trasversale che benissimo si sapeva comportare tra la modica bene, dove allestiva anche banchetti, e tra gli ultimi con i quali passava gran parte delle giornate, anche mosso dallo spirito di solidarietà che poteva vantare il noto cuoco modicano. Chi lo conosceva bene può affermare che Peppe ultimamente era diverso, quasi con la testa tra le nuvole. Frequentava tanti, ma con pochi entrava veramente in confidenza. Persone che hanno fornito un alibi di ferro, portando le indagini a un vicolo cieco. Per questo anche l'intervento del RIS, per incastrare qualcuno di cui già si sospettava sin dall'inizio, per magari aprire a nuove piste. Purtroppo nessuno tra i vicini è stato finora utile alle ricerche. Saranno forse proprio i risultati dei rilievi effettuati dal reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri a dare una svolta definitiva, si spera, alle indagini.